Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Power Coffee. Oggi apriamo una parentesi rispetto ai soliti argomenti tecnici di RPG o SQL e voglio parlarvi di una novità annunciata proprio questa settimana. 13 aprile sono state annunciate le novità che verranno introdotte nei prossimi Technology Refresh del 14 maggio, il 7.3 TR10 e per la 7.4 TR4. Come sempre IBM annuncia circa con un mese di anticipo le novità che verranno introdotte con i Technology Refresh e come sempre sono molto interessanti. Potete rivedere il dettaglio della presentazione di Steve Will e Scott Forstie al Common Webinar al link che trovate e un paio di articoli di cui vi lascio di ITjungle e Tech Channel in cui riassumono gli annunci fatti. Vediamo un attimino molto in sintesi. Ulteriormente sono stati migliorati i servizi SQL, quindi abbiamo ancora altri 10 servizi totalmente nuovi che riguardano vari argomenti, Active Job, messaggi, la nuova funzione QCommand Exec come funzione scalare e non solo come procedura, come già esisteva, servizi per gestione di user space, i nuovi drive NVMe. Aggiornamenti di servizi già esistenti, miglioramenti di alcune viste del catalogo del DB2, in particolare la Sys Columns, hanno aggiunto delle informazioni sui campi definiti con le DDS, soprattutto in particolare per reference field. Nuovi servizi per il DB2 nello specifico, Plunket Hash e altre cose molto interessanti. E nuove funzioni in SysTools, per esempio una funzione molto interessante per la modifica dei profili utenti tramite una procedura SQL, molto interessante e comodo, nonché la generazione PDF a partire da uno spool, tutto fatto tramite SQL. Una novità veramente importante nel DB2 è il Query Supervisor, un nuovo tool che non solo consente di monitorare, come già si poteva fare con altri metodi, le risorse utilizzate dal motore SQL, ma consente anche di controllare come vengono utilizzate e prendere delle azioni nel momento in cui queste risorse possano superare una certa soglia definita tramite l'esecuzione di exit point, quindi di exit program e che vengono richiamati al momento del superamento della soglia. E tutto ciò avviene in tempo reale. A livello di RPG abbiamo delle novità, due nuove funzioni, lower e upper per la conversione caratteri maiuscolo e minuscolo e una funzione per splittare una stringa in un array. E ricordiamo che queste novità nel mondo RPG arrivano anche dopo l'ultimo Technology Refresh di novembre, dove già in quell'occasione erano stati introdotti nuovi codici operativi e nuove funzioni. Il codice operativo for each per ciclare sugli elementi dell'array, la funzione percentuale list per restituire un array temporaneo generato dinamicamente dai valori elencati nella funzione, e poi l'operatore in appunto per fare un'operazione equivalente all'operatore in dell'SQL in pratica. In unione poi in con percentuale list o percentuale range ottengo delle semplificazioni per la scrittura delle condizioni, per esempio di un operatore if. Ovviamente, oltre a questo, ci sono numerosi altri miglioramenti sia per ACS che verrà rilasciato il 23 aprile nella nuova versione 1.1.8.7, miglioramenti sul DB2 Mirror for AI relativamente alle performance e nuovi oggetti gestiti appunto nel mirroring tra due macchine, PowerHA, backup, Save and Restore per migliorare le performance quando il sistema è già in restricted state, crittografia e anche supporto di nuovo hardware che nel frattempo è stato annunciato. Nel frattempo è stato anche reso disponibile il nuovo portale della documentazione di IBM, quindi non c'è più il Knowledge Center, ma adesso si
si chiama IBM Documentation, è il nuovo link è questo. In ogni caso, dai link del Knowledge Center si viene reindirizzati automaticamente al nuovo portale e anche un nuovo logo per IBM AI. Quindi questo che vedete è il nuovo logo, avrete già ovviamente visto sul sito di IBM questa nuova grafica che è cominciata nell'aprile 2021. Insomma, riassumendo, diciamo che una macchina già data morta 20 anni fa, un linguaggio RPG per dinosauri, in realtà non è proprio la realtà, visto che continuamente, ogni circa 6 mesi, vengono introdotte interessanti novità e anche la prospettiva per il futuro è molto rassicurante. Quindi mi raccomando, rimanete sempre aggiornati. Seguite i miei blog in cui fornisco qualche suggerimento, ma ci sono numerosissime fonti di informazioni, oltre a quelle ufficiali di IBM, per rimanere aggiornati con tutte le novità sul mondo IBM AI. Una buona settimana a tutti e ci rivediamo lunedì prossimo.